Il progetto 2.0 è nato da quando ci siamo accorti che il pubblico medio che veniva ai nostri concerti andava via via ringiovanendo. Erano proprio persone diverse, più giovani, che incominciavano ad interessarsi alla nostra musica e venivano già con i testi tutti imparati a memoria. Ehi! Abbiamo immediatamente pensato di regalargli una versione un po' più al passo con i tempi, un po' più vicina magari alle sonorità che gli sono più familiari. Era la prima volta comunque che ci siedevamo dentro uno studio e provavamo a fare musica, per cui ogni volta che ce lo riascoltavamo questo disco comunque sentivamo tutte le sue, chiamiamole così, carenze, mancanze, anche se forse è proprio quella genuinità di suono che lo rende unico. Curuguruaglio è stato pensato nei primissimi anni 90 ed era in corso un cambiamento radicale proprio nell'atteggiamento dei giovani nei confronti dell'impegno e dell'autorappresentazione. Gli anni 80 erano stati gli anni dell'edonismo reganiano, del ma chi se ne frega, andiamo a ballare, cocaina, cose facili, tutto per tutti, illusioni. Non c'erano spazi, non c'era possibilità di espressione, era soffocante. Per noi Curuguruaglio ha rappresentato l'inizio di un percorso che ci ha portati oggi a stare dove stiamo, quindi in qualche maniera volevamo, come dire, offrire la possibilità a chi oggi sta incominciando ad intraprendere quel percorso di poterlo fare in qualche maniera con la stessa musica con la quale l'abbiamo fatto noi 20 anni fa. Ci sono tante cose in quel disco che sono senza tempo. A Roma c'era l'Onda Rossa Posse, a Bologna c'era l'Isola Posse, a Torino c'era la Tosse, a Napoli c'era la 99 Posse, e questo facevamo. Le posse dei vari posti occupati d'Italia, che si facevano il giro dei posti occupati d'Italia, in qualche maniera tenevano anche insieme le varie situazioni, e invece siamo andati ben oltre l'obiettivo, perché da quasi subito siamo arrivati alle orecchie di persone che la politica non solo non la praticavano, ma non immaginavano neanche di poterla praticare, magari non sapevano neanche che si potesse praticare, che ci sono anche soggetti così nel nostro paese. E con questa versione 2.0 abbiamo voluto provare a sottolineare questa trasversalità che ha avuto il disco, arricchendolo proprio delle considerazioni che avevano da fare alcuni soggetti scelti proprio per la loro trasversalità, che comunque hanno avuto a che fare con questo disco e in qualche maniera ne sono stati segnati. Essere in tour in qualche maniera ti limita poi nella possibilità di una militanza quotidiana all'interno di una struttura, però in qualche maniera riusciamo ad ovviare a questa cosa che un po' anche ci manca, di avere un collettivo, no? Quello di riferimento, come ai vecchi tempi. Cerchiamo di ovviare a questa cosa ampliando il numero di collettivi con i quali intraprendiamo rapporti. Amare un centro sociale significa questo, significa semplicemente sostenerlo con quello che puoi, quando puoi, come puoi, da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Essere riusciti in questi 25 anni a sfuggire al mondo del lavoro salariato è stata dura, ma è stata probabilmente la nostra battaglia primordiale, cioè prima ancora di avere una coscienza politica avevamo la sensazione che il lavoro salariato fosse una cosa da evitare. Certo, immaginavamo di riuscire ad evitarlo cambiando completamente questo mondo, distruggendo il modello di sviluppo che mette l'uomo in secondo piano rispetto alle esigenze dell'industria, e quindi da questo punto di vista abbiamo perso, però dal punto di vista poi invece nostro, di collettivo, siamo riusciti a costruire almeno delle strade diverse in questo mondo di merda che ci sta. Questo è un po' il senso di vivere di musica per noi. Siamo nati come espressione di una periferia più forse nel senso culturale e politico che nel senso proprio geografico del termine. E il nostro obiettivo non è mai stato quello di comprarci una casa al centro, quanto quello di trasformare la nostra periferia in un centro. Per cui questa è la macro battaglia. Nel frattempo, già essere comunque, ripeto, riusciti a mettere su una cosa che in maniera completamente diversa dall'esistente campa e fa campare gente da 20 anni è comunque una grande soddisfazione. Noi non abbiamo una casa discografica, anche se l'abbiamo avuta per un discreto periodo, non abbiamo un'agenzia di booking, ma abbiamo dei compagni che si occupano del booking, non abbiamo
una sala di registrazione nella quale andiamo a registrare, perché abbiamo costruito negli anni piano piano la nostra. Stiamo cercando comunque di inventarci un altro modo di vivere questa realtà che in qualche maniera la rende pure più accettabile, più vivibile.